Per numerare le cose un problema, cioè più volte mi dimentico, tante volte mi ha detto Cristina quanti sono e comincio a contare, non ci arrivo mai a che scatenano il piacere, lo shivaismo tantrico di stile dionisiaco, la lotta pornografica. Cioè la canzone è bellissima, no? Però non posso, cioè, almeno magari altri lo farebbero, poi io non ce la faccio andare in giro a, dire, a cantare questo sentimento nuovo, hai capito? Cioè potrei svenire per terra di colpo. È molto importante il mio vissuto, io attraverso il mio vissuto leggo anche il mondo esterno. Quello che disegno, dipingo ha a che fare con qualcosa che ho vissuto in prima persona, con qualcosa che in qualche modo mi ha toccato o che io ho toccato con mano. Una relazione continua e permanente tra l'interno e l'esterno. Da quando racconto quello che vivo o quello che vedo, io in prima persona mi sento che il mio lavoro ha molta più universalità ed è molto più forte, almeno non per me. Penso, no? Che sarei in grado assolutamente di lavorare su materiale totalmente immaginifico o tratto da culture che non siano la mia. Mi sento molto più identificata quando racconto una cosa che ho vissuto, che ho vissuto in prima persona o che sento in prima persona, piuttosto che fare la cronaca di quello che vedo fuori. Sono una persona che ricorda e amo costruirmi ricordi. Sicuramente fino a qualche anno fa lavoravo molto di più sul ricordo. Io vivo nel presente pensando a cosa ricorderò domani. Fondamentalmente quello che sto disegnando adesso, quello che sto rappresentando adesso sono cose che stanno al massimo 2-3 metri di distanza dal foglio, dalla tela che sto dipingendo. Trovo che la memoria è come una pasticceria per me, la memoria. Una pasticceria dove vai a ripigliare i tuoi vignè, i tuoi pasticcini, il più dolci, il meno dolci. A me piace molto ricordare. No, in amore non ho nessuna inibizione, no, questo no. Delle inibizioni? No. Non penso proprio. No, a me l'unica cosa che mi fa sempre paura è l'abbandono, perché essendo un cagnolino abbandonato, no? Cioè, va sempre penso che mi stanno per abbandonare, però per il resto mi lancio così a squarciagola sull'oceano dell'amore e va come va, infatti va sempre male. Un uomo ha un cane e lo ama tantissimo e si sente felice per questo. Già la felicità di per sé è turbamento. Anche il cane si sente amato dal padrone e si sente di conseguenza felice. Allora potremmo dire che l'uomo pensa, quest'uomo potrebbe pensare che amare questo cane sia il massimo della felicità. Fino a quando non scopre che il cane sarebbe disposto quasi a sbranarlo per avere un pochettino del cibo che sta anche lui mangiando. E quindi l'amore sia felicità che turbamento contemporaneamente. E la conclusione è che probabilmente allora ci sarà un 90% di felicità, un 10% di turbamento. Ovviamente le muse ispiratrici esistono, sono sempre esistite, sempre esisteranno. Esistono tantissimi musi ispiratori. Il gusto della musa sia che essa sia presente, sia che sia assente. Ogni amore secondo me ti porta con sé una carica nuova di immagini, di sensazioni, di emozioni dalle quali l'artista o chiunque attinge. Io personalmente come musa non ho una musa personale. Tu quindi hai avuto tanti musi. Sì. Ne spero di averne ancora. La mia più grande passione Io sai che fondamentalmente non è che abbia grandi passioni. La mia più grande passione è quello che faccio. Lavorare, quella è la mia più grande passione. Quando qualche persona ti domanda se tu vincessi la lotteria, cosa faresti? Farei esattamente quello che faccio adesso, solo con più possibilità di farlo, cioè con più telai, con più colori, con più spazio, e farei tanto in più. L'astronautica. Io quando sono entrato qua dentro
nel 2002 c'era tutto questo spazio qua, era completamente vuoto, c'erano i pannelli alle pareti, un divano rosso di là e uno stereo verde per terra. Lavoro sempre con la musica, non posso dire che mi ispira, però mi accompagna ed è la colonna sonora della mia vita e del mio lavoro. Fondamentalmente io vivo con lo stereo acceso, non potrei assolutamente fare a meno del rumore, più che altro, che sia musica o che sia anche rumore di sottofondo. Dialogo con la musica, io veramente.